È bella l'Africa, così Papa Francesco ha trasmesso ai fedeli riuniti per l'udienza generale di mercoledì i suoi sentimenti dopo il primo viaggio nel continente. Ha ricordato che il Kenya, la prima tappa, è un paese che rappresenta bene la sfida della nostra epoca, tutelare il creato riformando il modello di sviluppo perché sia equo, inclusivo e sostenibile. Tutto questo trova riscontro in Nairobi, la più grande città dell'Africa orientale, dove convivono ricchezza e miseria. Ma questo è uno scandalo, non solo in Africa, anche qui, Dappertutto la convivenza fra ricchezza e miseria è uno scandalo, è una vergogna per l'umanità. Intorno alla città di Nairobi c'è una città, veramente ci sono due città in una, dove ci sono grandi slum come Kibera, che è la baraccopoli più grande del mondo, e i poveri vi vivono in condizioni molto deplorevoli. Per fortuna ci sono progetti e programmi finanziati dal governo per cercare di offrire servizi a questi poveri, per ridurre il sovrappopolamento che c'è e risolvere i problemi di urbanizzazione. Per far sì che ai poveri sia garantito l'accesso all'acqua e ridurre il divario tra le zone più ricche della città rispetto a quelle povere. In tutti gli incontri in Kenya, ha spiegato il Papa, ho incoraggiato a fare tesoro della grande ricchezza del paese, costituita dalle risorse della terra, dalle nuove generazioni e dai valori che formano la saggezza del popolo. Il messaggio del Santo Padre è molto incoraggiante ed è arrivato al momento giusto per spingerci a non abbandonare le nostre tradizioni come africani. Dobbiamo costruire su di esse per proteggere il nostro ambiente. Ci è arrivato dopo la sua bella enciclica, Laudato Si, che ci incoraggia ad occuparci della casa comune, ci dice di guardare ai valori della nostra cultura e collegarli alle modalità necessarie a costruire lo sviluppo economico dell'Africa per il bene comune di ogni persona. Africa for the common good of every person. Siate saldi nella fede, non abbiate paura, era il motto della visita, ricordato dal Papa Francesco, rivolto con forza anche ai giovani, ricordando la testimonianza degli studenti uccisi nell'università di Garissa perché cristiani. Nel nostro paese sono i giovani che sono vittime del fondamentalismo del terrorismo. Non sono gli adulti che vengono radicalizzati, ma noi giovani. Quindi il messaggio del Papa ai giovani sottolinea che è il momento di essere forti e di combattere il terrorismo, di essere lievito di speranza per il paese. In Uganda la visita del Papa è stata nel segno dei martiri, canonizzati 50 anni fa dal beato Paolo VI. Francesco ha incoraggiato i fedeli ugandesi alla testimonianza, prima di tutto nel servizio dei catechisti e della carità. La sfida è quella di andare oltre a questa devozione che a volte si dimostra anche un po' così esternamente, per raccogliere la sfida che anche Papa Francesco è venuto a rivolgerci. Adesso si tratta di essere noi testimoni di Cristo nell'Uganda di oggi. E ce n'è bisogno, perché c'è gente che invece per paura e per convenienza non ha coraggio di dire di no alla corruzione, a dei compromessi sia morali che politici, eccetera. Quindi c'è un estremo bisogno di rafforzare la devozione, ma intesa nel senso di come discepolato, come imitazione dei martiri. Testimonianza è quella dei giovani, ha proseguito il pontefice, che malgrado le difficoltà custodiscono il dono della speranza e cercano di vivere secondo il Vangelo e non secondo il mondo. Ecco Emmanuel, fuggito da chi voleva farne un bambino soldato, e Winnie, malata di AIDS dalla nascita. Malgrado la prova che ho dovuto subire nella foresta, non mi sono scoraggiato e dico agli altri giovani, so che incontrate tentazioni e sfide, ma dobbiamo confermarci nella fede e credere che il Signore dà la vita, può proteggerci e guidarci in tutto quello che vogliamo realizzare. La mia vita era una sfida per me, ma quando mi sono fortificata nella fede e nello spirito, ho amato così tanto la mia missione di messaggero di speranza che ho sentito il desiderio e la volontà di aiutare gli altri, soprattutto i giovani. Infine la terza tappa nella Repubblica Centrafricana che, ha spiegato Papa Francesco, era in realtà la prima nella mia intenzione, perché quel paese sta cercando di uscire da un periodo molto difficile di conflitti violenti e tanta sofferenza nella popolazione. Per questo ha voluto aprire lì la prima porta santa del Giubileo della Misericordia, come segno di fede e di speranza per quel popolo. Per noi
e di una grande ricchezza di spirituale per poter insistere sulla riconciliazione e il perdono, perché penso che sono i due elementi base che potranno far rinascere la Centrafrica. È il momento di girare, di tornare, di cambiare la pagina e di costruire una pagina nuova per il Centrafrica. E questa, la pace, comincia lì, comincia nel cambiamento dei cuori. Quindi il Papa ha ricordato il motto della visita: passiamo all'altra riva. Passare all'altra riva in senso civile significa lasciare alle spalle la guerra, le divisioni, la miseria e scegliere la pace, la riconciliazione, lo sviluppo. Nous avons vécu beaucoup de choses. Des désolations. Abbiamo assistito a molte tragedie, desolazione, disperazione, ferite. Tutte quelle ferite non devono impedirci di considerarci come fratelli, di trattarci come fratelli e di vivere come tali. Il popolo centrafricano in un certo modo è disposto a questo perdono, ma si pone il problema del fatto che le condizioni per questo non siano ancora tutte presenti. Ci vuole la verità, la giustizia che oggi mancano, e penso che di concerto con la comunità internazionale che è venuta a soccorrerci, di concerto con il governo e il popolo centrafricano, dobbiamo creare queste condizioni affinché il perdono diventi una realtà effettiva per il popolo centrafricano. Prima la divisione delle etnie, poi quella dell'esercito e oggi nelle confessioni religiose. Ma tutto questo è superficiale, i centrafricani conoscono bene la convivenza. È quindi necessario risolvere il problema della povertà, i problemi economici, che ognuno trovi qualcosa da fare per guadagnarsi la vita. E ritengo che la coesione sociale si ristabilirà affinché ciascuno possa offrire il proprio contributo per la ricostruzione del paese. La piattaforma interreligiosa che l'arcivescovo e gli altri due leader religiosi hanno voluto fondare ha avuto l'importantissimo ruolo di disinnescare delle dinamiche interreligiose e di dire al mondo: il popolo centrafricano è abituato a vivere insieme, c'è un tesoro di coesistenza. Infine, Papa Francesco ha ricordato i missionari in Africa che hanno dedicato tutta una vita per gli altri, come l'81enne Suor Maria Concetta incontrata a Bangui, e si è rivolto ai giovani. Pensa. Cosa vuol fare tu dalla tua vita? È il momento di pensare e chiedere al Signore che ti faccia sentire la sua volontà, ma non escludere, per favore, questa possibilità di diventare missionario. Dopo aver fatto un'esperienza della sua presenza nella propria vita, allora si parte. Niente più ti spaventa, come diceva il Papa stamattina, non dobbiamo spaventarci, apparteniamo a Dio. E anche ti lancia a donarti senza riserve. E lì scopri la tua felicità, ma anche ti accorgi che il mondo intorno a te cambia. Perché lui ha incontrato te e hai accettato di tendere la tua mano, che lui ti prenda con sé.